Sarebbe certo esagerato affermare che gli anni 70 furono il decennio più importante della storia d'Italia del XX secolo, ma sotto il profilo della storia sociale tale affermazione appare plausibile. Una delle caratteristiche principali di quel decennio, che fu per molti versi straordinario, ma che presentò anche molti aspetti oscuri, fu infatti il ruolo preponderante assunto dalla società civile e dai suoi movimenti nei confronti dello Stato e delle istituzioni anche rispetto a corpi intermedi come la Chiesa, i sindacati, i partiti. Gli anni settanta italiani possono quindi essere considerati, in larga parte, come il decennio della società civile, con un'indubbia spinta dal basso, che nasceva anche dalla crescita demografica avutasi nel ventennio precedente e da una piramide demografica naturale, che vedeva cioè una prevalenza numerica dei giovani sugli anziani. Benché proprio a metà del decennio, nel 1976, si sia verificata quella inversione demografica che poi si è intensificata fino ai nostri giorni, vale a dire il superamento al ribasso della soglia del tasso 2,1 di fertilità, cioè il numero di fili per donna, che garantisce la stabilità della popolazione, il numero di abitanti non cessò di aumentare per tutto il decennio, passando da quasi 54 milioni a circa 56 milioni e mezzo. Come si vede già da questi dati fondamentali, si può scorgere la contraddizione che è una delle altre cifre principali e generali del decennio. Per cui all'esuberanza giovanile e sociale si affiancava l'inizio dell'inverno demografico e dell'invecchiamento della società. Il protagonismo, termine non a caso coniato all'epoca, della società e le fortissime spinte al rinnovamento proveniente dalle classi inferiori, sono già evidenti nel lessico e in una serie di fenomeni sociali nuovi. L'aggettivazione di base cominciò ad essere infatti usata in modo diffuso. Nascono i primi comitati di base di lavoratori. Le cosiddette comunità di base cattoliche alternative alle parrocchie tradizionali, ecc. Anche il prefisso Auto svolge questo ruolo di segnalatore dell'insofferenza verso le strutture istituzionali tradizionali. Si parla spesso di autogestione operaia o studentesca. Nasce il movimento politico di estrema sinistra chiamato Autonomia Operaia. Si attuano forme di protesta come l'autoriduzione delle tariffe o dei biglietti degli spettacoli. Sul piano politico si manifesta la nascita di una nuova sinistra, alternativa ai partiti tradizionali, ovvero Partito Socialista e Partito Comunista, e nuova sinistra che ha vasto consenso giovanile. Anche il termine alternativa o altro, altra, trovano vasta diffusione come espressione di rinnovamento radicale rispetto ai moduli del recente passato. Basti pensare ad una delle principali trasmissioni televisive come L'altra domenica, condotta da Renzo Arbore, e che intende rompere gli ingessati schemi comunicativi della TV di Stato. E dove si fa le ossa un giovane Roberto Benigni, il prefisso anti è anch'esso espressione di tali processi. Si afferma l'antipsichiatria di Basaglia che contribuirà a rinnovare radicalmente la cura del disagio mentale, creando una nuova sensibilità che porterà alla abolizione dei manicomi nel 1978, un atto che pone tuttora l'Italia all'avanguardia su questi temi. A questo proposito, anche l'aggettivo libero diventa espressione di quest'ansia di rinnovamento sociale che si concretizza, ad esempio, nell'ondata davvero rinnovatrice delle trasmissioni radiofoniche e televisive non statali, le cosiddette radio e TV libere, che nascono proprio a metà degli anni 70, rompendo il monopolio statale sulle comunicazioni radiotelevisive. Femminismo o movimento di liberazione della donna, come spesso veniva denominato anche nel resto del mondo occidentale, è parte integrante di questa spinta progressiva ed equiparatrice, non solo sociale ma anche di genere. Lo slogan più noto del movimento femminista era l'utero è mio e me lo gestisco io, con cui si rivendicava il diritto delle donne a decidere del proprio corpo, della propria sessualità, del diritto di scegliere se portare avanti o meno la gravidanza. La rivoluzione femminile non fu soltanto una delle diverse rivoluzioni sociali che si ebbero nel corso del decennio, ma ne fu forse la principale, assieme alla rivoluzione giovanile. L'Italia del secondo dopoguerra era infatti un'epoca in cui il capofamiglia era legalmente ancora il marito, il quale fissava la residenza della famiglia, con l'obbligo della moglie di seguirlo, cosa che fu modificata finalmente nel 1975 col nuovo diritto di famiglia. Solo nel 1976 la democristiana Tina Anselmi divenne la prima donna ad essere nominata a capo di un ministero. Mentre il davvero anacronistico e assurdo divieto alle donne di diventare magistrato era stato abolito nel decennio precedente, nel 63. Altri elementi di questo squilibrio di genere era dato dal fatto che fino al 1968 l'ordinamento puniva soltanto l'adulterio della moglie. Mentre nel 1981 finalmente fu abolito uno degli articoli di legge più scandalosi e sessisti del codice penale italiano, quello sul cosiddetto delitto d'onore, che prevedeva congrui sconti di pena per chi avesse commesso dei delitti al fine di difendere la propria onorabilità sessuale e familiare. Vale a dire uccidere la moglie adultera, la figlia o la sorella che avevano avuto rapporti sessuali fuori dal matrimonio, eccetera. Una trasmissione televisiva di enorme successo del 1979, Processo per Stupro, tolse finalmente il velo sulla conduzione dei processi celebrati per questo reato, in cui spesso la vittima finiva per essere umiliata e posta quasi in condizione di imputata, quale provocatrice o peggio. Gli anni 70 furono anche il periodo in cui cominciarono ad essere difesi i diritti degli omosessuali. Nacque l'associazionismo omosessuale. Molto attivo fu, ad esempio, il movimento denominato Fuori, fondato nel 1971 come movimento di liberazione omosessuale. Nel 1980 fu anche fondato l'Archigay. L'utopia dell'alternativa di base, giovanile, antitradizionale, di cui abbiamo dato solo degli esempi, produsse dunque alcune radicali modificazioni effettive nel costume, nelle mentalità, nell'ordinamento giuridico, eccetera, come vedremo nei dettagli tra poco, ma fu anche all'origine di alcune illusioni e fallimenti. Si credette a lungo che il problema italiano fosse soprattutto di tipo generazionale. Ci si illuse che il giovanilismo o il volontarismo potessero oltrepassare le frontiere stesse delle leggi di regolarità antropologiche, sociologiche, economiche, ecc. Una frangia di giovani si fece addirittura attrarre dalla visione apocalittica e millenarista di un rivolgimento globale della società, da cui si autosegregarono e che li condusse a dare vita a forme sanguinose di terrorismo. Una parte del movimento giovanile assunse anche le forme di una nuova stagione degli hippie del decennio precedente, vale a dire quelli che furono chiamati gli indiani metropolitani, i quali rifiutavano la società occidentale ma in modo non violento e satirico. Il disagio esistenziale giovanile prese anche le forme della tossicodipendenza, con il diffuso uso della droga più dissociante, vale a dire l'eroina. Con il rifiuto del lavoro. oppure con la fuga verso l'Oriente e i suoi miti religiosi. Non bisogna però credere che tutta la cosiddetta generazione degli anni 70 si riduca agli apocalittici, ai disagiati o agli alternativi. Oltre a coloro che non si impegnarono in alcuna attività politica, forse la maggioranza, e che costituirono il pubblico della cultura pop dell'epoca, fatta di musica disimpegnata e sentimentale, film d'azione, erotici, di arti marziali, ecc. Ci furono coloro che continuarono a praticare un cattolicesimo tradizionale, militando nelle diverse organizzazioni giovanili cattoliche, e i milioni di iscritti alle federazioni giovanili dei partiti tradizionali, soprattutto comunista, socialista e democristiano. Si può anzi dire che la maggior parte della classe dirigente politica dei decenni successivi proveniva da quest'area di giovani impegnati politicamente ma all'interno di organizzazioni istituzionali. Al di là dei lutti e delle tragedie portate dal terrorismo che hanno segnato quegli anni al punto che un modo di definirli è anche quello di anni di piombo, dal titolo del celebre film dell'81 della regista tedesca Margarete von Trotta. Al di là di ciò l'ansia di autogestione, l'antitradizionalismo e le illusioni di una palingenesi sociale portarono anche a fenomeni come la critica, l'abbandono o la distruzione di consolidate forme di socializzazione e di rituali sociali affermati. Il ballo ritmato fu spesso sentito come una forma passatista di conoscenza tra i sessi e di svago, sostituito dal ballo individuale libero delle discoteche, sulla scia del celeberrimo film statunitense La febbre del sabato sera. E poi appuntamenti classici della comunicazione pubblica italiana furono investiti da feroci critiche, dal concorso di Miss Italia, naturalmente fino al Festival della canzone di Sanremo, che cadde in grave crisi, e alla mostra del cinema di Venezia, che fu per tutto il decennio non competitiva. Faceva infatti parte della cosiddetta cultura della contestazione, un altro elemento importante del decennio e che promanava direttamente dalle manifestazioni del 1968, un'estetica che rifiutava la competizione e la cosiddetta mercificazione commerciale dell'arte. Alla lunga, accanto agli effetti di positivo rinnovamento della vita sociale, questo turbillone di critiche, sfide, provocazioni, attese, inquietudini, insofferenze, finì per avere anche un effetto destrutturante sul funzionamento di molti organismi pubblici e su quello della società nel suo complesso. Nella scuola, negli ospedali, nelle carceri, nelle fabbriche, nelle università, eccetera, si assistette spesso a inversioni di ruoli, caduta del principio di autorità, disorganizzazione, conseguenti inefficienze e malfunzionamenti, di cui tutti erano consapevoli, ma verso cui si sviluppò anche un'indulgenza colpevole che si tradusse, ad esempio, nel perfezionamento dell'uso del rinvio come strumento di governo. Lo stesso che aveva portato lo scrittore Enio Flaiano, morto proprio all'inizio del decennio, a dire che in Italia gli unici che all'epoca decidevano qualcosa erano gli arbitri di calcio. Aldomoro, l'uomo politico più importante dell'epoca, che fin dagli anni Sessanta dell'arte del rinvio era stato maestro, ma al fine di raggiungere equilibri più avanzati e non per far sprofondare il paese in una palude di indecisione, in una sua drammatica lettera si lamentò dell'incongruenza rispetto alla disorganizzazione cronica italiana di coloro che invocavano il rigore della legge e si opponevano alla trattativa per ottenerne la liberazione da parte dei suoi rapitori, le brigate rosse, che lo rapirono e lo reclusero per circa due mesi fra il marzo e il maggio 1978. Fellini, nel suo film Prova d'orchestra del 1979, mise in scena il caos organizzativo e la deresponsabilizzazione che si erano diffusi nella società, con i suoi effetti perniciosi, mostrando i contrasti tra i musicisti di un'orchestra che non si rendono conto che l'edificio in cui si trovano, e che è teatro delle loro dispute, sta per essere demolito. In effetti si può dire che l'Italia, anche per altri motivi che analizzeremo, uscì spossata dal decennio degli anni 70, provata in più modi, e bisognosa di una lunga pausa di riflessione e di raccoglimento, per digerire gli sconvolgimenti avvenuti e per darsi nuovi orizzonti di sviluppo. Questa pausa fu chiamata riflusso iniziò con gli anni ottanta e gli osservatori di stampo progressista davano e danno a questo termine una valenza negativa. Difatti, poco dopo l'uscita del citato film di Fellini ci fu un evento simile, alla trama del film, che si può considerare il termine finale del decennio, vale a dire la cosiddetta Marcia dei 40.000 che ebbe luogo a Torino il 14 ottobre 1980 e che vide protagonisti impiegati, quadri intermedi, una parte degli operai della Fiat. La fabbrica era occupata da più di un mese e il cosiddetto picchettaggio impediva a chiunque volesse comunque entrarvi per lavorare di poterlo fare. Il segretario del Partito Comunista Berlinguer aveva dato il suo appoggio politico agli scioperanti e la marcia divenne quindi il simbolo della frattura tra ceti medi e sindacalismo operaio, tra modernizzazione e partiti della sinistra. Tre giorni dopo i sindacati confederali CGL, CISL e UIL furono costretti a firmare un accordo e la marcia assurse quindi al ruolo simbolico di evento che poneva fine al decennio delle proteste. Volendo completare la periodizzazione e parlando invece del termine iniziale del decennio, bisogna dire che non è condivisibile la concezione di chi ritiene il decennio degli anni 70 iniziare in realtà alla metà degli anni 60, inglobandovi quindi anche il 68. Il termine iniziale del decennio deve invece essere visto nella strage di Piazza Fontana a Milano del 12 dicembre 1969 provocata da una bomba depositata in una banca da un gruppuscolo neofascista, che venne poi coperto e protetto da esponenti delle forze dell'ordine e dei servizi segreti, i quali indirizzarono invece le indagini iniziali verso una inesistente pista anarchica. Questa vicenda fu una sorta di fuoriuscita del paese dalla propria innocenza e la drammaticità degli anni 70, con i suoi scontri anche feroci, si comprende proprio a partire dalla tragicità di questo evento. Il 68 italiano, pur costituendo una premessa fondamentale degli anni 70, ne va tuttavia tenuto distinto. In primo luogo per il carattere non sanguinoso del conflitto sessantottesco. E in secondo luogo perché la sua natura intrinseca era fondamentalmente cattolica. Esso può essere infatti interpretato in Italia come una forma di modernizzazione della gioventù borghese che era stata formata nella cultura cattolica prevalente e che cercava ansiosamente di adattare la società a forme di modernità come la Chiesa d'altronde aveva già fatto qualche anno prima con il Concilio Vaticano II, in cui si era realizzato il rivoluzionario passaggio alla messa recitata non più in latino, ma in lingua nazionale. Una gioventù che cercava anche qualcosa di più e che, in una sua parte importante, era in effetti alla ricerca di una nuova identità e di una metamorfosi che le permettesse di lasciarsi alle spalle, come una sorta di muta, l'involucro cattolico in cui era cresciuta. Questo idealismo cattolico resterà negli anni settanta, ma in forme nuove, mutate, non più innocenti, sempre più intransigenti, tale da non sembrare più neanche cattolico. Per cui gli anni settanta sono anche il decennio in cui l'Italia smise di essere un paese fondamentalmente e unicamente cattolico. Può sembrare paradossale, ma gli abitanti degli anni 70 non si resero conto di vivere un periodo di transizione felice e di poter godere di condizioni che successivamente si eclisseranno. Essi poterono infatti avvantaggiarsi dei risultati del protagonismo della società e della sua veloce modernizzazione, essendo allo stesso tempo governati da uno Stato non ancora entrato in crisi come forma istituzionale e che anzi stava ampliando le sue prerogative e la serie di protezioni che poteva offrire agli individui. L'Italia era cambiata con il quinquennio del boom economico 1958-63, ma all'epoca all'aumento della ricchezza complessiva nazionale non corrispondeva una struttura di welfare adeguata. I governi di centrosinistra, guidati da democrazia cristiana e partito socialista, nacquero proprio per questo e impostarono una serie di riforme, intraprendendo anche i necessari programmi di spesa pubblica per modernizzare la protezione dei cittadini. Anche a questa fase storica è dedicato un video del canale. Per una serie di motivi e anche di intralci della parte conservatrice della società, il centrosinista degli anni sessanta non riuscì a varare un programma organico e iniziò anche lo sperpero di risorse pubbliche, con correlativa creazione di un debito pubblico che iniziò a crescere costantemente. Ma si trattava di un programma di protezione sociale che andava realizzato e che poteva d'altra parte essere finanziato in maniera più equilibrata se l'Italia non fosse stata affetta anche dal flagello dell'evasione fiscale. Si può anche dire che, nonostante la vulgata segna la corruzione dei politici e dei funzionari pubblici la causa principale della crisi finanziaria endemica che lo Stato italiano patisce proprio a partire dalla fine degli anni 70, quando l'aumento di spesa pubblica dei quindici anni precedenti cominciò a far sentire il suo forte peso, in generale questo tipo di motivazione storica è pari, se non inferiore, al problema della mancanza cronica di gettito pubblico, a causa del sottrarsi sistematico di intere categorie professionali al peso dell'imposizione fiscale, con correlativa esportazione di capitali all'estero, da parte di grandi evasori o di percettori di alti redditi. In ogni caso, negli anni 70, nonostante la spesa pubblica aumentasse costantemente, la situazione non era ancora critica. Alla fine del decennio il rapporto debito-PIL era di circa il 60%, in linea per capire con i famosi parametri di Maastricht varati più tardi. Ma si tenga conto che si partiva da dati molto bassi, da un debito pubblico inferiore al 35% del prodotto interno lordo all'inizio del decennio. E a fronte di ciò, la vita quotidiana dei cittadini era sorretta da una miriade di piccole e grandi protezioni che, tra l'altro, andavano a compensare un'altra piaga endemica italiana, vale a dire i bassi salari. Tra tali elementi protettivi, creati o comunque attivi negli anni 70, si possono annoverare l'assistenza sanitaria pubblica, la gratuità dei medicinali, i pensionamenti anticipati le basse tariffe dei trasporti e dei servizi pubblici, sovvenzioni varie per i dipendenti statali, la costruzione di scuole, ospedali, autostrade, chiese, case popolari. Si tenga conto che gran parte della rete autostradale dell'Italia centro-meridionale fu costruita in quegli anni. E poi la statizzazione delle aziende in crisi, la cassa integrazione guadagni, la scala mobile e le indicizzazioni in caso di inflazione i contratti di lavoro e i salari unificati a livello nazionale per legge, lo statuto dei lavoratori, il libero accesso alle facoltà universitarie, le basse tasse universitarie con possibilità di accedere al presalario per i meno abbienti, i massicci finanziamenti statali per le aziende e gli uffici pubblici, senza badare i deficit di bilancio, il rigonfiamento degli impieghi pubblici che crebbero al ritmo di 100.000 posti di lavoro in più annui per l'intero decennio. E si potrebbe proseguire a lungo. Certo, la forza dello Stato si esprimeva anche come intralcio all'attività privata, con una selva di autorizzazioni e di controlli a cui solo nei decenni successivi è stato posto parziale rimedio, ad esempio con il principio amministrativo del silenzio assenso da parte dei pubblici poteri di fronte a una richiesta di autorizzazione dei privati cittadini. E quindi non a caso la deregulation cosiddetta, diverrà uno degli slogan principali, a livello internazionale e interno, delle forze politiche che guideranno la svolta moderata degli anni Ottanta. Oppure, lo Stato, questo Stato enorme e ingombrante, aveva spesso il volto della occupazione da parte dei gruppi politici dei poteri statali, con un uso non imparziale delle risorse pubbliche volte a favorire individui o gruppi legati ai partiti di governo. In ogni caso, come accennato, nel decennio straordinario e maledetto, non si era ancora verificato quel dimagrimento, potremmo dire, delle competenze pubbliche, delle prerogative statali, della spesa pubblica, che si renderanno opportune e necessarie a partire dalla fine degli anni Ottanta, proprio a compensazione della superfetazione dei ruoli pubblici manifestatasi nel corso degli interi anni Settanta. Sotto questo profilo può apparire anche inspiegabile il ribellismo, la violenza, l'insoddisfazione di cui i principali movimenti sociali del decennio erano espressione. Ancor più inspiegabile se si tiene conto che finalmente, proprio nel 1970, si tennero le prime elezioni regionali con la Costituzione delle amministrazioni regionali, previste dalla Costituzione del 1948 e mai messe in opera prima a causa dei timori, si potrebbe dire ancestrali, per lo Stato italiano, di movimenti centrifughi che potessero mettere in discussione la stabilità istituzionale e politica dello Stato. La creazione delle regioni avvicinava finalmente lo Stato italiano ai cittadini e alle comunità locali, che adesso erano in grado di prendere in mano direttamente i propri destini locali decidere la distribuzione locale delle risorse, fare piani di sviluppo adeguati ai bisogni, alle volontà e alle vocazioni delle popolazioni. Al di là delle disillusioni che poi la pratica politica regionalista manifesterà, si trattava di una riforma essenziale dello Stato che superava le incongruenze e le ingiustizie di un centralismo più che secolare e che era stato spesso visto come il principale problema della statualità italiana. Ma, come si sarà capito, tutto sembrava non bastare. Sembrava che ad ogni riforma dovesse seguirne un'altra ancora più profonda e duratura, che i motivi di scontento fossero innumerevoli e di fatto irrisolvibili. Uno slogan del movimento giovanile di quegli anni può forse essere emblematico di questa insofferenza e impazienza generalizzate. Tutto subito urlavano in modo ritmato, talvolta, i cortei che sciamavano settimanalmente, se non quotidianamente, nelle principali città italiane. Dunque, di fronte alla prorompente spinta sociale, al protagonismo della società civile, non fece riscontro soltanto un indebolimento dello Stato, almeno nella sua parte coercitiva, ma anche un suo rafforzamento nei termini di Stato protettore ed anche del ruolo economico dello Stato, con le partecipazioni statali che assunsero una dimensione preminente. Quasi l'intero sistema bancario. Vaste parti del sistema assicurativo e anche del sistema produttivo e industriale erano infatti di proprietà dello Stato italiano. Col tempo e non senza contraddizioni lo Stato e il ceto politico si fecero collettori di queste spinte di rinnovamento provenienti dalla società. Spinte che erano in anticipo sui tempi della maturazione del ceto politico, anche quello di sinistra. Il Partito Comunista, ad esempio, continuava a manifestare una morale tradizionalista di facciata e appariva, all'inizio del decennio, ancora in grave ritardo su molti temi come aborto, divorzio, femminismo, morale sessuale, femminismo tradizionale. Compresa la profonda natura anche politica dei movimenti di rinnovamento sociale, il Partito Comunista si aggiornò velocemente e finì per affiancarsi ai movimenti libertari al fine di tradurre in iniziative legislative le richieste di modernizzazione del costume e dei diritti civili. Ciò gli permise anche di diventare il collettore elettorale principale di quest'ansia di rinnovamento. Caso diverso quello del Partito Socialista, da molto tempo espressione di una concezione più laica e libertaria della sinistra. Non a caso il primo firmatario della legge sul divorzio, approvata nel dicembre del 1970, era il senatore socialista Loris Fortuna. Nella democrazia cristiana fu soprattutto Aldo Moro a farsi interprete della necessità di dare voce al profondo rinnovamento che i movimenti sociali da 68 in poi richiedevano. D'altra parte Moro era stato l'abile regista del varo del centro-sinistra, che aveva portato all'inizio degli anni sessanta i socialisti al governo e aveva avviato, anche se non senza enormi difficoltà, la stagione riformista italiana. anni successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale erano stati, sotto molti profili, una sorta di prosecuzione degli anni del ventennio fascista, soprattutto dal punto di vista dei rapporti sociali, dei diritti civili, delle relazioni di genere e del costume. Una cappa di moralismo cattolico si era sostituita alla mitologia della propaganda fascista, ma con effetti similari in molti campi. Che il fascismo stesso non aveva d'altronde toccato, perpetuando e anzi spesso alimentando il tradizionalismo. Basti pensare all'avversione personale di Mussolini al lavoro o all'intraprendenza femminile. Bisogna tenere anche conto che molte di tali tendenze erano anche di carattere internazionale e si ritrovavano spesso anche nelle società più prospere del mondo occidentale. Negli anni 50 esisteva ancora la pena di morte in Gran Bretagna e in Francia, in Gran Bretagna l'omosessualità era un reato, il ruolo della donna era ovunque ancora subalterno e la nozione di molestie sessuali non era ancora entrata nel vocabolario delle società occidentali avanzate. L'Italia era però in posizione ancor più arretrata, anche per l'assenza di un vero stato sociale, per il livello ancora basso dei salari, per il peso esercitato dal tradizionalismo. Con il decollo economico degli anni 58-63, l'esigenza di modernizzazione si fece ancor più pressante, assieme al bisogno di accedere a consumi e forme di comfort più avanzati. Si ricordi che il consumo di carne bovina era ancora molto basso negli anni 50 e molte abitazioni non avevano né riscaldamento né servizi igienici. Questi pressanti bisogni sociali insoddisfatti possono perciò essere considerati la molla storica che ha innescato il ciclo di modernizzazione che è ancora in corso e che ha avuto inizio negli anni 60. Tuttavia, nonostante gli anni Sessanta e il Centrosinistra, grazie a Moro e al leader socialista Nenni, abbiano sicuramente costituito una via importante della modernizzazione italiana, fu negli anni Settanta che tali processi giunsero a piena maturazione, dopo che nel decennio precedente erano stati rintuzzati politicamente i conservatorismi e le opposizioni politiche al Rinnovamento. Moro e Nenni spesero infatti ingenti energie per impedire che forze tradizionaliste, conservatrici e reazionarie ponessero fine all'esperienza dei governi di centrosinistra e alle prime forme di democratizzazione italiana. Ora però la loro azione era anche contrastata e criticata a sinistra dal Partito Comunista. Che per questo può essere visto come responsabile indiretto di quella impazienza e insoddisfazione che rimangono ancora oggi elementi psicologici di base del cosiddetto popolo di sinistra e che negli anni 70 assunsero, come detto, aspetti parossistici. Se ne accorsero gli stessi dirigenti comunisti i quali si ritrovarono a fronteggiare una marea anche violenta di giovani oppositori al loro progetto di entrare a loro volta a far parte del governo del paese dopo le elezioni del 1976. Anche a questa tornata elettorale importante e cruciale, che vide una crescita travolgente del Partito Comunista, è dedicato un video del canale che vi invito a visionare. In ogni caso emblematico fu sotto questo profilo la terribile giornata del 17 febbraio 1977, quando il movimento degli studenti, in particolare i militanti di autonomia operaia, Attaccarono con successo il comizio che Luciano Lama, segretario della CGL, il principale sindacato italiano, molto legato al Partito Comunista, stava tenendo dentro l'Università di Roma, in accordo con la dirigenza del Partito Comunista, al fine di isolare politicamente gli autonomi, che erano considerati dei pericolosi estremisti. Resta comunque il fatto che il decennio degli anni settanta può, a giusta ragione, essere denominato anche il decennio dei diritti. L'elenco delle innovazioni legislative di grande portata può apparire stupefacente, se si considera che fu concentrato in un numero esiguo di anni e che spesso le maggioranze parlamentari non coincisero con le maggioranze di governo. Ciò accade ad esempio nel caso dell'approvazione dell'Istituto del Divorzio e della legalizzazione dell'aborto, che furono approvati col voto contrario del partito più importante, il partito di maggioranza relativa, come si diceva allora, il partito perno dello Stato repubblicano, cioè la democrazia cristiana. Ciò fu possibile, senza che si andasse ad una vera e propria crisi di regime, per una serie di motivi che vedremo meglio più avanti e che furono un effetto, questa volta positivo, delle debolezze e delle ambiguità politiche italiane e della stessa democrazia cristiana. Ecco comunque un elenco delle riforme approvate nel nostro decennio e che riguardano i cosiddetti diritti civili. Statuto dei lavoratori. Divorzio. Aborto. Decreti delegati della scuola che crearono le rappresentanze studentesche dei genitori negli istituti scolastici e legalizzarono le assemblee studentesche. Abolizione dei manicomi. Diritto di famiglia, voto ai diciottenni. Legalizzazione della pillola anticoncezionale. Decentramento amministrativo e creazione delle regioni. Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Legge attuativa sui referendum. Riforma della RAI, con la concessione di maggiore pluralismo nell'informazione. Riforma tributaria, che iniziava a mettere ordine nella selva fiscale italiana. Legge sulla obiezione di coscienza al servizio militare. Creazione di organismi di rappresentanza nelle forze armate. Smilitarizzazione e sindacalizzazione della polizia. Questo definitivamente nel 1981. Insomma, nel giro di pochi anni l'Italia si ritrovava ad essere un altro paese. E accanto a tali riforme legislative vanno poste trasformazioni altrettanto importanti, se non più incisive, di natura comportamentale. Gli anni 70 furono anche gli anni in cui si realizzò la rivoluzione sessuale, la liberalizzazione dei costumi sessuali, che già Freud aveva preconizzato negli anni 30 come necessaria riforma psicosociale per superare il male del secolo, e cioè la nevrosi. Una rivoluzione sessuale che fu anche una rivoluzione giovanile. L'essere giovani non fu più una condizione di inferiorità, ma i giovani pretesero e ottennero di contrastare l'autoritarismo in tutti i settori: famiglia, scuola, società nel suo complesso. Cambiarono così radicalmente i rapporti tra i sessi, le relazioni genitori-figli, i comportamenti scolastici, in generale il rapporto fra detentori del potere familiare, professionale e sociale e quello dei sottordinati. Naturalmente ciò avvenne non senza esagerazioni, oscillazioni, esasperazioni a cui abbiamo già fatto cenno. Ancora più importante fu l'inizio del processo di emancipazione femminile, processo che è ancora in corso e che fu impostato in quegli anni. Infine, due gravi catastrofi naturali avvenute nel decennio fecero prendere coscienza della arretratezza delle strutture di soccorso e di protezione civile italiane. Dopo il terremoto del Friuli del maggio 1976, che causò più di mille morti, ci si preoccupò soprattutto di ben operare nella ricostruzione. Ma fu il terremoto dell'Irpinia del novembre 1980 che portò alla denuncia pubblica da parte del Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, eletto nel 1978, dei notevoli ritardi dei soccorsi. Nel 1982 verrà quindi istituito un Ministero della Protezione Civile e create le basi per la formazione di una struttura di questa natura.